noi in cronaca diretta abbiamo detto che sono bastati 10 minuti di Dursi in campo per accendere un po' la partita, ti sei andato a prendere il rigore, lo hai trasformato, però poi alla fine non hai avuto neanche più tu la possibilità di andare dentro l'area. Sì, sì, vabbè, alla fine loro hanno fatto una partita come ci aspettavamo, che si chiudevano dietro e quindi era difficile trovare gli spazi. Perché però non siete riusciti? Questa non può essere una giustificazione, se ti chiami Pescara non è che se le piccole si chiudono non vai in area di rigore. No, è qualcosina, sicuramente abbiamo commesso degli errori, però ci abbiamo provato alla fine, poi l'ultimo gol secondo me era regolare. Allora, raccontaci un po', che tu eri vicino a Ferrari, che cosa è successo? Perché Matteassi ha detto poco fa ai nostri microfoni, spalla, da come ha visto lui, da come la palla l'ha toccata con la spalla. Sì, sì, è partito da dietro, infatti noi ci credevamo che aveva fischiato per un fa prima di battere la punizione, perché doveva fischiare. Non abbiamo capito niente, poi l'ha espulso pure, doppia ammonizione, ma però secondo me il gol era regolare, che stavo anche io vicino, l'ha presa di spalla. Di spalla, quindi tu ci confermi, cosa è mancato al Pescara e Eugenio, visto che nel primo tempo avete fatto la partita ma non vi siete mai avvicinati, nella ripresa con l'uomo in più solo il tiro di Pontisso oltre il tuo rigore non può bastare. No, purtroppo abbiamo pure giocato, non abbiamo giocato nemmeno male perché abbiamo attaccato alla fine da soli. Purtroppo a volte gli episodi, ci è mancato l'episodio giusto per fare il secondo gol. Prima della domanda da studio di Massimo ti chiedo una cosa sulla posizione in campo, perché sei entrato come classico uomo dietro la punta, poi ti sei allargato a sinistra. Dove ti piace di più se dovessi scegliere tu? È uguale, dietro alla punta mi piace perché posso andare sia a destra che a sinistra e sono sempre nel vivo del gioco, però è uguale anche a sinistra. Massimo, studio una domanda per Dursi e poi no, arriva il tecnico Teri. Va benissimo così, è stato esaustivo.